tra tante difficoltà, che sono un po' le difficoltà di tutte le televisioni in questo momento, un po' di tutta l'editoria, noi cerchiamo di mettercela tutta, insomma, di fare il nostro meglio per raccontare il territorio. Speriamo di riuscirci, insomma, poi saranno i telespettatori a giudicare. Sono stati Alfredo Primante ed Elisa Leuzzo a vestire i panni di ambasciatori del TG6 per ritirare al Teatro Mare di Montesilvano il premio Simpatia Abruzzo Montis Silvani 2014, l'annuale kermesse giunta al 30° anno che premia le eccellenze abruzzesi in vari campi socioculturali. Ai due giornalisti è stata consegnata l'acquaforte del maestro Strozieri, simbolo dell'annuale edizione. È il secondo anno consecutivo che il TG6 vince il prestigioso premio, un traguardo che con tutte le difficoltà quotidiane ci dà ancora più forza e fiducia per migliorarci, andare avanti ed offrire un'informazione di qualità obiettiva che mette al centro in primis il telespettatore. Oltre al nostro telegiornale sono stati premiati TVQ, la Polizia Municipale di Montesilvano, campioni italiani di calcio a 5, la baronessa Lucrezia De Domizio Durini, il professor Pino Bongarzoni, primario della clinica Spatocco, il dottor Nicola Trifuoggi, ex procuratore generale di Pescara, attuale assessore alla legalità dell'Aquila, Toni Russi per lo spettacolo Otto Volante, la trasmissione televisiva di Pasquale Pacilio, per Luigi Di Lallo, regista e attore, la trasmissione Rete 8 Economy di Lorenzo Labarile e Giglio Edmondo, per l'economia invece l'ingegnere Massimo Zerbini dell'IGEA Teramo.